A Crucia prosegue l'escalation di violenze a danno delle istituzioni locali. Nell'ultimo anno sono stati quasi una decina gli episodi di intimidazione e ad esserne vittime nei mesi scorsi prima l'assessore ai lavori pubblici Saverio Capristo, poi il vice sindaco Serafino Forciniti e di recente anche il sindaco Antonio Russo, che ha subito prima una violenta aggressione fisica e a distanza di una settimana il rogo dell'abitazione estiva. Un'amministrazione comunale, una popolazione indignate che pretendono chiarezza, mentre per i prossimi giorni il primo cittadino ha annunciato una grande manifestazione per la legalità. Sicuramente questa ulteriore azione non frenerà e non ci farà abbassare la guardia, sarà sempre incentrata la nostra azione amministrativa sul rispetto della legalità e proseguiremo in questo settore. Vedo un silenzio preoccupante da parte anche delle forze di opposizione che fino ad oggi non hanno voluto in qualche modo, in nessun modo manifestare la loro posizione rispetto a questi atti. Noi proponiamo di organizzare proprio nel comune di Crosia, anche prima della metà di maggio, una manifestazione nazionale di sostegno ai sindaci e quindi dovremmo appunto attraverso questa iniziativa far sollevare a livello nazionale non solo la protesta ma anche l'attenzione del governo centrale perché si possa in qualche modo arginare attraverso provvedimenti legislativi, attraverso azioni istituzionali e azioni che possono in qualche modo tranquillizzare i sindaci e di conseguenza le popolazioni che amministriamo. Marco Le Fosse per la CNews 24.